Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Oggi facciamo un altro food overeating, cosa mangio in un giorno di definizione. Le mie calorie, obiettivo di oggi sarà tra le 2100 e 2200 calorie, quindi rispetto all'ultimo video le ho abbassato un tantino. Questo perché i miei passi giornalieri sono andati da 10.000 a 5.000 passi al giorno, quindi ho preferito ridurre un po' le calorie. E il mio obiettivo proteico sarà di 150 grammi di proteine, che sono più o meno 2 grammi per chilo corporeo come minimo. I carbi grassi cadono dove cadono, questa è una sorta di dieta flessibile / intuitive eating che trovo sia molto facile rispettare e sostenibile per me a lungo termine. Quindi non mi resta che dirvi, godetevi il video e lasciateci un like. Iniziamo! Come primo passo della giornata facciamo il Protein French Toast, che sarà un dolcetto proteico veramente una bomba. Per questa ricetta ci servono solamente 4 ingredienti. Primo ingrediente, proteine in polvere, preferibilmente gusto cocco. Ingrediente 2, pane bianco. Ingrediente 3, del dolce piccante. E per ultimo, 2 albumi. Oddio. Baby, I'm not mad at all. We both tried and tasted fall. Can't hold our love against the wall, no. Every inch of me is hurting and I just wanna leave it all behind. Yeah, I'm breaking up with you tonight. Yeah, you know it's hard to say. Yeah, you know we're not okay. I can see. Che bomba, senti l'odore. Love is forgotten, so I'm moving on. Goodbye, so long, my dear friend. E ok ragazzi, quindi questo sarà il primo passo della giornata. Dolce, quindi è ottimo per farlo a colazione o se vi serve, diciamo, se avete voglia di qualcosa di dolce che però è proteico. Qui metto i macro in questo momento sullo schermo. È il mio primo pasto e quando mi sveglio la mattina e so che questo è il mio primo pasto, veramente raga, vado matto. Ci ho anche aggiunto della frutta, ci ho messo dell'uva, perché qua costa poco, ma se voi volete metterci qualsiasi cosa trovate, mela, banana, frutti rossi, il vostro frutto preferito, andate pure. E qua mi sto bevendo anche questo Vitamin Hit che ho trovato, e tutta la bottiglia c'ha 35 calorie, praticamente del tè e del succo di frutta, quindi veramente una bomba. Questo è il primo pasto, non vedo l'ora di provarlo, proviamo in camera, va? Proviamo in camera. Vai. Wow. Vediamo un po'. Buono? No, oh, yes. È veramente una bomba, cioè pensare che questo c'ha 40-50 grammi di proteine è completamente assurdo per me. Ve lo straconsiglio, provateci. E se avete della cannella, aggiungete la cannella. Se avete altri, ne so, se vi piace il cioccolato e avete il cacao in polvere, potete aggiungerci un po' di cacao, cambieranno un pochino calorie e macronutrienti, ma veramente provateci, è spaziale. Nice. Ok ragazzi, secondo pasto, sono adesso le 6.20. Yes. E io di solito faccio sempre così, consumo i pasti più tardi nella giornata perché è quando mi viene più fame. Voglio fare un pasto iper rapido, ho qua 130 grammi di tonno. Ci sono diversi tipi di tonno e potete soprattutto prendere in diversi, ci sta nell'acqua, tonno sott'olio, sotto sunflower oil, quindi olio di girasole, e in brine. Io solitamente prendo nel liquido loro, che non so come si dice in italiano, in inglese è brine, è il liquido del tonno in sé, tipo l'acqua salata. Sì. E io vi consiglio di prendere o in acqua o in acqua salata, così che già ci avete molti meno grassi. In più andate a vedere il peso sgocciolato, quindi non il peso totale, ma il peso netto sgocciolato, che in questo caso il peso totale sono 185, mentre il peso sgocciolato sono 130 grammi, quindi sgocciolato ovviamente avete il peso del tonno in sé. E appunto, se lo prendete senza non sott'olio, siete sicuri che magari minimizzate il grasso, che in definizione può essere utile. Ok, e poi vado ad aggiungere mezzo di questo riso già fatto, praticamente un sacco facile. Questo è riso al cocco con dei semi di sesamo, riso basmati, e per metà pacchetto c'ha 186 calorie, 3 grammi di proteine, 30 grammi di carboidrati e 7 grammi di grassi, quindi è veramente ottimo.
poche calorie e abbastanza tanto volume. Ce lo aggiungo qua e poi ce lo mischio dentro, come vedete. E ovviamente c'è chi dirà, ma il riso te lo puoi fare benissimo 3-5 minuti. Perfetto ragazzi, se volete fare il riso fatto voi in padella non ci sono problemi. Io faccio così, che è comodo, facile, e poi non devo pulire le padelle. Poi ci vado ad aggiungere della salsa di soia, se la trovate light, bassa in calorie, ancora meglio. Questo veramente vi rende tutto il piatto molto più orientale, molto più sfizioso. Ci metto qua, diciamo, un cucchiaio, e quindi questo sarà il secondo pasto. In più accanto ho delle carote. Qua mi chiedete, ma prendi sempre con la plastica? Purtroppo a Dubai le vendono così, quindi carotine con i micronutrienti. E in più ho una Coca-Cola Zero, in realtà una Diet Pepsi. E niente, proviamo un po' questa cosa. Sembra buona, cioè. Con la salsa di soia. La salsa di soia cambia tutto, tipo tonno high class. Non sembra più tonno dalla scatoletta. Piccolo tip per voi, c'avevo veramente fame, quindi questo è un pasto iper rapido da fare. Quando volete voi, pre-workout, post-workout, come snack, ve lo consiglio molto. Mettiamo calorie e macronutrienti su schermo adesso. Oh yeah. Medaglia. Ci vediamo al prossimo pasto. Ragazzi, eccoci qua per cena. Stanco morto. Cioè, I'm not gonna lie, tipo, sto mangiando poco, e tipo ci stiamo allenando abbastanza bene ogni giorno, quello che è, ma ci sono momenti proprio dove la mia energia è zero. Però si vede col fisico, cioè. Sì, sto migliorando ogni giorno, faccio low weight, però veramente ho fame, e mi piace i livelli di energia, tipo, è normale. Vai, che ci cucini stasera? Per cena vogliamo fare qualcosa di buono, di nutriente, e quindi qua la carne rossa costa poco, perché qua non ne mangiano tanta, quindi ho preso due di queste Australian Beef Braised Steak Knuckle, quindi dovrebbe essere una steak buonissima australiana. E calcolo, gli ho chiesto, ma quanto grasso c'è? Lui fa this, no, zero fat. Ok, allora ne prendo due, una per me e una per Sammy. Questa qui è 300 grammi, ma 300 grammi io ho già fatto, visto tutto per le calorie, è un pochino troppo, quindi ne farò un po' di meno. Penso che mangerò 200 qualcosa grammi, 225. Poi sono andato a prendere questi piselli verdi, piattoni, non so come si chiama in italiano, sono snow peas, e questi non contano nemmeno le calorie, non me ne frega niente. Poi ho anche preso del rosmarino, perché ce l'ho piccolo qua sopra, e questo in più la cuciniamo, ci metterò adesso un po' di sale sopra e un po' di olio. L'altra padella, appunto, faccio questi, e ho preso dei potato wedges. Ovviamente uno poteva prendere le patate, ma non volevo metterci troppo tempo, come detto, sono stanco. Se voi avete il tempo, avete le patate dell'orto o quello che è, prendete le patate normali, queste già cotte, cioè già tagliate, quindi le butto in padella e andiamo a fare. Dai, stanco, non vedo l'ora di mangiare, insomma, uscirà buonissimo. Anche tu. Cioè, mi sta già adesso. Manca il vino, ho una birra. Qua, zero. Non si può bere. No, zero alcol. Dai, partiamo. Iniziamo a cucinare. Partiamo con sto edit. Sembra buonissima, metto in questo momento sullo schermo macronutrienti e calorie. Io sono così stanco che non so, magari durerà 5 minuti sto piatto. Lo proviamo insieme, vediamo com'è uscita la cottura. Ho cotto un pochino troppo, a me piacerebbe un pochino più rosa, diciamo, al centro, però niente male. Cuochi che ci stanno guardando, dateci voi degli spunti, però sembra veramente buonissimo. Grazie, vediamo un po'. Oh yeah. Oh my god. Yes. Buono. C'è un po' il retrogusto di pepe, anche se non abbiamo aggiunto il pepe, che è buonissimo. Sammy, mangiamo, perché questa, se si raffredda, non andiamo. È così buona. Comunque, questo è il piatto, una bomba. Se potete, fatelo. Patate, carne e questi fagiolini. Buoni pure questi, oh, buoni. Dai. Dai, Buon appetito. Siamo arrivati
un ultimo pasto. Vole. Dato che seguo la dieta flessibile, metto le calorie e i macronutrienti che ho colpito oggi sullo schermo in questo momento. Mi mancano ancora 100 calorie, c'ho voglia di qualcosa di dolce, e con la dieta flessibile mi piace un sacco e ve la consiglio, straconsiglio sempre, proprio perché vi permette di includere qualche dolcetto così. Questo è un Maki D's Sunday. Oh my god. Praticamente un gelato, uno di quelli soft, con un pochino di come dire, salsa. Non salsa, salsa sciroppo. Sciroppo al cioccolato, qualcosa così. Tipo. Non ho abbastanza calorie per farlo tutto, che è un peccato. Sammy lo vuole un sacco, quindi abbiamo deciso che probabilmente me ne farò un terzo, che dovrebbe essere sulle tutto il coso è 350 calorie, quindi un terzo sarà 125-130 calorie, così che vado un attimino oltre, verso 2100 qualcosa calorie, ma va bene. Comunque ho colpito le mie proteine, carbo e grassi, come vi ho detto, li lascio cadere dove cadono, non è che non li traccio, ma traccio in primis calorie e proteine, carbo e grassi lascio cadere dov'è. Dieta flessibile, quindi mi dispiace per voi bro, mangi male, mangiato bene tutto il giorno, ma una cosa del genere io me lo faccio perché mi aiuta a essere sostenibile. Sta rubando il cioccolato. Fatemi fare un morso fatto bene, cazzo. Buonissimo, cazzo. Ti faccio ancora un picchiaio. Dai, G, che, dai, porca troia. Zì, ma che cookie l'hai finito? Oh! Porca... Oh, ti giuro, mi fai smadonnare in camera, sì. Una madonna, oh. Oh. Sì, sì, abbiamo finito. Oh my god. Ok, ragazzi, se vi è piaciuto su... dai. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, vi devo lasciarci un bel like. Grazie a Sammy che ha fatto questi super edits. Lasciateci un commento se potete, iscrivetevi se siete nuovi. Se volete più capire di più la mia dieta flessibile, basta andare a vedere i miei altri food day of eating. O se scrivete dieta flessibile, muscolo e vita, vi spiego più nel dettaglio quello che faccio. Cazzo. Buonissimo. Botte, oh. Ve la consiglio a tutti, vi voglio ringraziare di stare ancora qua. Okay. Per quelli che conoscono il Project Kaizen, ci vediamo nel prossimo clip. E per gli altri, ci vediamo nel prossimo video. Ok ragazzi, benvenuti al chat di Kaizen. Solitamente sono io a parlare, però oggi volevo portare Sammy perché l'argomento di oggi è abbastanza coinvolgente. E comunque è una decisione che non voglio fare solo io, ma voglio fare anche parlando con Sammy, parlando con voi. Quindi se avete, diciamo, dei commenti, li lasciate qua sotto. Se volete andare a seguire la pagina Instagram, la lascio qua. Ringrazio a tutti che l'hanno già fatto, siamo tipo in 600, che è assurdo. Ridicolo. Ridicolo. Ok. Stiamo parlando dei primi design, perché come sapete ho già ricevuto dei messaggi: ah, ma fare cose anche da donna, quanti colori fai, quante maglie fai? E chiaramente dovete capire che facciamo tutto da zero e costruiamo tutto noi. Quindi facciamo il design, troviamo la produzione, facciamo tutto, decidiamo tutto. Non è che andiamo semplicemente a mettere un logo su un'altra maglietta. Quindi i costi sono abbastanza alti, i costi iniziali di investimento. È un rischio, di conseguenza non è che posso subito introdurre 100.000 prodotti, 100.000 gamme diverse, perché appunto c'è un costo molto elevato, e dato che uno deve comunque pagare tutto in anticipo, senza sapere se poi rifà i soldi, quella alla fine è la verità. Io voglio far vedere che iniziamo piano piano, senza esagerare, perché è meglio fare di meno e magari venderne, creare quell'aspettativa e riuscire a fare un secondo lancio, rispetto a fare 5 prodotti il primo lancio e magari ne vendi la metà e poi non sai più che cosa fare e non hai recuperato i costi. Esatto. Quindi noi pensavamo, all'inizio pensavo solamente di fare un prodotto che è una maglietta che sarà, diciamo, la maglietta di punta di Kaizen, sì, principale, sì, che è una drop shoulder t-shirt. Però poi ho pensato che però magari alcuni di voi, anche io come persona, andrei su un sito, c'è solo una opzione, una maglietta, un colore, magari non, cioè, o la va o la spacca, capito? Vai, ti piace, la compri, vai, non ti piace il design, non ti piace il colore, non la compri. Di conseguenza non c'è quella scelta. Quindi ho pensato, invece di lanciare solo un prodotto, ne lancio due, se non tre prodotti. E questa è una cosa di cui stavamo parlando con Simon. Quindi quando dico due o tre, cosa vuol dire? O fai un prodotto e lo dividi in tre colori, quindi fai un design, ad esempio la drop shoulder t-shirt, la maglia di punta, e fai in nero, bianco e grigio, metti, oppure fai due o tre diversi design, quindi fai una maglietta di un colore, cambi il design, ad esempio magari ne fai una seconda che è più performance, aderente, e fai o lo stesso colore o un altro colore, e magari fai una terza che è più uno stile canotta, molto più da estate,
e anche lì lo fai o dello stesso colore o cambi colore. Quindi questo è, diciamo, quello che stiamo discutendo con Sammy, dibattito, e che se voi, chiaramente vogliamo sentire la vostra, perché alla fine la presentiamo anche a voi, quindi diteci quello che pensate. Dite cosa stai pensando. In conclusione, dopo aver parlato con Sammy, quello che pensavamo noi era lanciare due prodotti in due design diversi. Quindi fare la maglietta di punta e farla, per ora penso, in nero. Stiamo vedendo i diversi colori, però volevamo andare su nero perché pensiamo che veramente poi quando la facciamo vedere è pazzesco, è figa, sarebbe benissimo. E poi fare un secondo design che sarebbe ora performance, ma abbiamo preferito, dato che la performance dobbiamo fare un sacco di samples, quindi dobbiamo veramente avere, noi dobbiamo fare le cose perfettamente, e con la performance dobbiamo capire quanto è aderente, dovremmo fare un sacco di samples, come si dice, di prove, non so, prove di praticamente quando tu test, fa, quando tu praticamente invii un design a una fabbrica, la fabbrica può costruirti tutto e ti restituisce il prodotto sample. Tu lo devi vedere, devi dire ok, qua è un po' troppo stretto, allarghiamo qua, facciamo qua, la manica è troppo lunga, accorciamo, eccetera eccetera. E con la maglietta performance la mia paura è che dobbiamo fare così tanti samples e ogni, ovviamente con ogni samples si aggiunge il costo. Minimo 4-5 volte lo fai avanti sì, e dietro. Sì, 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 e si aggiunge il costo. Quindi onde evitare e tempo, esatto. Quindi anche per quello effettivamente vogliamo lanciare prima rispetto a dopo, cioè in estate, diciamo, o comunque appena prima dell'estate, quando magari le cose diventano meglio in Italia. Quindi l'idea era lanciamo la maglia di punta drop shoulder e lanciamo una canotta fighissima, non una canotta bora, sì, una canotta veramente minimalista, carina, fica, con i materiali fichissimi, con un logo. E però faremo solo un colore delle due cose, ok? Quindi sarebbero due design, un colore che potenzialmente è lo stesso, dobbiamo vedere, potenzialmente è un colore diverso. Questo penso che è la mia, quello che andrei a fare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sì, veramente. Scrivete giù perché le opinioni contano, specialmente se siete voi. Io spero che mi capiate, chiaramente noi volevamo fare 10 diversi design, 10 colori, fare maschi, femmine, ma non siamo nessuno. È l'inizio, però sicuramente nel futuro. Se vanno bene. Sì. Quindi quello, parlando con Sammy, abbiamo pensato che questa era la strategia migliore. Fateci sapere la vostra, fateci sapere se abbiamo il vostro supporto con Project X. Basta che lasciate un commento, dite io preferirei, secondo me fate la scelta giusta, due design sono buoni, oppure se riuscite a fare tre design ve li compro tutte e tre, no? Veramente li leggiamo tutti, quindi fateci sapere. Sì. Questo è tutto per la Clip Kaizen di oggi. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!